Io sono presidente della Parola in Caster Foundation, che prendendo spunto da quanto il signor Stefano diceva prima, come stanno facendo i produttori così organizzarsi in modo comune per poter fare delle sinergie promozionali verso il mondo e lavorare insieme a delle idee anche innovative. Gli stessi comuni delle colline del Barolo, in modo particolare Barolo, Serra Lunga e Rodi, hanno voluto unire le loro forze per quello che riguarda la gestione dei castelli e dei musei inseriti al loro interno. Questa mattina avete avuto modo di visitare Wainu, che è una cosa un po' particolare. Chiunque di noi quando pensa di visitare un museo crede di magari trovare opere d'arte, cose antiche. Noi abbiamo un po' meno tradizione come territorio rispetto a tanti altri, per cui dobbiamo cercare, oltre che mettere in mostra le nostre bellezze naturali e quelle cose storiche che rimangono sul territorio, cercare di dare anche delle emozioni, e credo che il museo davvero del vino queste emozioni le sappia davvero dare, con dei risultati anche positivi, perché abbiamo circa 60.000 visite all'anno e questo è molto molto positivo. La cosa non finirà lì, perché avremo a breve la gestione del castello di Serra Lunga, che è forse uno dei manieri più belli in assoluto del nostro territorio, che sarà utilizzato per quello che riguarda la mostra importante ai progressi, e poi dall'autunno saranno finiti i lavori nel castello di Rodi, che è iniziato il restauro, dove ci sarà la prima scuola di cucina delle Langhe e del Roero per i turisti, e sarà un qualcosa di nuovo che il nostro territorio cercherà di offrire. Non ultimo, questo castello forse è quello che contiene i reperti storici forse più belli. Ci sono delle cantine del 600 che sono paragonabili a quelle di Palazzo Ducale di Mantova. Io non voglio più tediarvi, date una mano al nostro territorio, e come vedete credo che la famiglia Chiaro oggi l'abbia dimostrato, che siamo persone, cerchiamo di essere delle persone serie, e credo che abbia dato anche un segnale a tutti noi, che almeno a me molto particolare ha colpito, che siano presenti Matteo, Stefano e il signor Michele. Questo significa essere proiettati in futuro, ma avere un forte senso della famiglia e della tradizione, un po' quello che è successo al Barolo. C'è stata qualche deviazione, ma fortunatamente si è riportato alle origini, e queste origini davvero hanno dato dei risultati straordinari. Ecco, il loro insegnamento è davvero importante per tutti, perché chi gestisce il territorio, come facciamo noi, abbiamo veramente delle responsabilità, perché questo è un territorio povero fino ad ora.